Machiavelli e il mestiere delle armi, guerra, arti e potere nell'Umbria del Rinascimento è il titolo della mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in collaborazione con la neonata Fondazione Cari Perugia Arte. La mostra è stata inaugurata oggi pomeriggio nei locali di Palazzo Baldeschi al Corso, uno degli spazi espositivi di proprietà della Fondazione, e sarà visitabile fino al 25 gennaio 2015. Il vernissage ufficiale è stato preceduto da una manifestazione nella Sala dei Notari con la partecipazione del sindaco di Perugia Andrea Romizzi e del presidente della Fondazione Carlo Colaiacovo. La mostra arriva dopo le celebrazioni del 2013 per il 500° anniversario della stesura de Il Principe, ma vi si inserisce in modo originale occupandosi di un particolare aspetto della storia del Cinquecento strettamente collegato al territorio umbro. La mostra, curata da Alessandro Campi, Erminia Irace, Francesco Federico Mancini e Maurizio Tarantino, ha anche un intento didattico, perciò l'ingresso a tutti gli studenti è gratuito e sono già pervenute 40 prenotazioni. La forza di Machiavelli è di aver descritto la politica nei suoi meccanismi fondamentali, risultando anche un po' sgradevole, no? Quando metti a nudo le meccaniche del potere, dici la verità sul potere, come se svelassi degli arcani, questo ovviamente a non tutti piace. Dovunque c'è politica si può dire che ci sia Machiavelli. Volendo fare un gioco legato all'attualità italiana, il paragone che viene immediato è quello con Matteo Renzi, non soltanto perché è fiorentino, ma perché Matteo Renzi presenta alcuni dei caratteri che secondo Machiavelli fanno il politico. C'è sicuramente l'elemento anche della fortuna, la fortuna aiuta i giovani audaci, Renzi è sicuramente questo, è molto, molto volitivo, molto determinato, addirittura secondo alcuni spietato nel rapporto con i suoi avversari. C'è, potremmo dire, un tratto machiavelliano in Renzi, come però bisogna aggiungere c'è in tutti quanti gli uomini di potere. Machiavelli questo ha raccontato, questo ha detto, e questo ha contribuito sia alla sua fama postuma sia alla sua sfortuna postuma.